Con l'arrivo della bella stagione, un giro in barca è proprio quello che ci vuole. Mare aperto, sole, aria pulita. Già le immagini di questa situazione ci rilassano e ci fanno sognare. Ma la barca può essere vista anche come una piccola casa, bisogna arredarla. E quindi, già che ci siamo, vi proponiamo dei suggerimenti di pregio che potrebbero fare al caso vostro. Nel 1980 la Parà si avvicina al mondo della nautica, dove l'impiego dei tessuti è estremamente importante. Il mondo della nautica è un altro importante mercato di riferimento per Parà, un mercato che nell'ultimo decennio ha visto un forte tasso di crescita. Per questo l'azienda ha deciso di dedicare particolare attenzione a questo settore. Tempotest Marine è una derivazione del più noto tessuto Tempotest, creato per le tende da sole, per l'outdoor, studiato più indicativamente per stare a contatto col settore nautico. La linea Tempotest Marine è una linea di tessuti sempre realizzati con la fibra acrilica tinta in massa. Una fibra è quindi un tessuto particolarmente adatto al mondo della nautica, poiché è intrinsecamente resistente alla salsedine e all'azione logorante dei raggi solari, e quindi è un tessuto che si presta particolarmente all'uso sull'imbarcazione. Tutti i filati adoperati per eseguire questi tessuti Tempotest vengono tinti prima di preparare la fibra, cioè prima della preparazione, la parte, diciamo, la pasta che viene poi estrusa, cioè fatto creato i filamenti della fibra. Noi spieghiamo sempre ai clienti l'esempio in natura di una banana che quando si taglia all'interno diventa bianca, invece all'esterno è gialla. Invece la nostra fibra è come una carota o come una fragola, che è sempre rosso e sempre arancione. Il vantaggio di questo procedimento è che il colore è a vita, per sempre, nel senso che non si può tirare via. Mentre in una tenda da sole la forza è data dalle braccia che tirano il tessuto e quindi è solo una forza longitudinale, qui invece nel caso di una copertura nautica, di un tendalino per imbarcazione, le forze sono anche trasversali a causa del vento che può subire durante chiaramente il movimento in mare. Per cui abbiamo cambiato la struttura dando più fili e più trame, in modo tale da poter rendere più quadrato il tessuto, vale a dire che non si avrà più solo una tensione in questo senso, ma anche una tensione in quest'altro senso, quindi longitudinale. Negli ultimi anni abbiamo pensato che, oltre alla sola tecnicità, bisognasse guardare anche un pochino più all'aspetto arredamento, perché sempre più l'arredamento in una imbarcazione si avvicina all'arredamento di una casa. Abbiamo incorporato nel gruppo Parà un'azienda, la Arazzo, dove la mano lunga di Filippo Wecker ha sviluppato dei prodotti e dei tessuti che, sulla base della fibra acrilica tinta in massa, vengono rapportati però ad una qualità estetica esemplare, come se fossero dei tessuti quasi in seta per uso prettamente nautico. La collezione Maria Flora è una nuova collezione di tessuti outdoor creata in particolare per il settore nautico, per imbarcazioni di prestigio, e dove ci sono una serie di tessuti che vanno dal raso al velluto, alla spugna, agli operati, a jacquard. Abbiamo messo insieme la conoscenza del tessile biellese con questa fibra eccezionale che è la nostra fibra acrilico tinto massa.
viene prodotta tutta a Biella, quindi made in Italy, con una tradizione estrema nella nobilitazione, nella tessitura e nella nobilitazione dei tessuti. Tutti i tessuti Tempo Tesmarine, Maria Flora, tutti i tessuti per esterno che la nostra azienda produce, Parà e Arazzo, sono trattati con Teflon. Teflon è una con la nanotecnologia. Il Teflon sono delle sostanze fluorocarboniche che applicate a questa fibra, alla nostra fibra, garantiscono la resistenza alla permeabilità dell'acqua. Questa è la garanzia di 8 anni, è portata alla nostra clientela proprio per dare una affidabilità del prodotto ed è un impegno importantissimo per la nostra azienda, perché significa assicurare con continui test effettuati sulla produzione che questa garanzia possa essere mantenuta nel tempo.